Ciao e bentornati in questo nuovo video, Five Nights at Freddy's. Queste 5 notti di Freddy, un fenomeno che parte come videogioco indie e che adesso tenta di sbarcare nel mondo cinematografico, sbarcando e sbancando, perché l'obiettivo è incredibilmente alto per quanto riguarda gli incassi. Quello che ci troviamo davanti è un fenomeno che cerca quindi di essere anche cinematografico e che, almeno stando ai dati attuali sugli incassi, riesce al 100% in questo scopo. Blumhouse ha prodotto questa pellicola dai risultati eccelsi. Pensate che è riuscito a fare 80 milioni di dollari solo negli Stati Uniti nel primo weekend, con un budget di circa 20, quindi abbondantemente sfondando la regola del per 3 solo negli Stati Uniti, mi pare 130 a livello mondiale, uscendo in contemporanea anche su Peacock, quindi su una piattaforma streaming. Nonostante questo, la gente ha preferito andare al cinema a guardarlo, questo horror prodotto per un pubblico di 14 anni. E non lo dico in maniera dispregiativa, ma come dato di fatto ci troviamo davanti a un'opera che cerca di portare al cinema tutti, che riesce quindi a essere l'ennesima pellicola tratta da un universo videoludico come fu Super Mario, che però tenta di portare al cinema le famiglie, cosa abbastanza strana per un horror. E infatti il prodotto finale di questa operazione ha lasciato discutere tanto. La critica lo ha distrutto, massacrato, seppellito, insultato. Nonostante questo, il pubblico invece ha deciso di premiarlo, affidando a Five Nights at Freddy's un A meno, che per un horror nel cinema score, ragazzi, è tantissimo. È una roba fuori di testa a livello di passaparola a quanto Killers of the Flower Moon. Rendetevi conto, ok? Quindi nel pubblico questo film è piaciuto molto di più che nella critica, le riviste, le recensioni, eccetera, eccetera. Ma io sono andato a vedere questo film addirittura in anteprima il 31 ottobre per parlarvene, per dirvi che cosa ne pensavo, partendo però da un importante presupposto, ovvero che io non sono minimamente influenzato dall'esperienza videoludica, in quanto ho preso solo orora i giochi per poter ampliare la mia cultura per quanto riguarda i videogiochi, visto che è stato un fenomeno indipendente estremamente importante. Ma non andavo lì dicendo: ah, secondo me il film di Five Nights at Freddy's deve essere così perché sennò mi arrabbio, oppure se non mettono questa roba hanno sbagliato, hanno tradito lo spirito originale. Non me ne fregava niente, perché non l'avevo mai giocato. Per me un titolo da gameplay di FaviJ era quella roba lì. Era PewDiePie che urlava, era il mio immaginario per quanto riguarda questa proprietà intellettuale, che ha fatto un successo pazzesco. Adesso mi è arrivata la collection per Nintendo Switch, quindi tenterò di arricchirmi da questo punto di vista. Ma quindi la visione del film era completamente pulita. Ho valutato una pellicola, un'opera di questa settima arte, per quello che effettivamente è e propone a coloro che non hanno mai giocato. Non vi dico mai sentito parlare, perché mi sembra assurdo. Chiunque è andato al cinema sicuramente sapeva che era adatto da un videogioco e sicuramente avrà visto almeno una volta, non dico un gameplay, ma quantomeno un'immagine, qualcosina. Soprattutto quelli che come me sono andati a vedere l'anteprima. Volete che non conoscessero cosa aveva a vedere l'anteprima a fare? Quindi, sala piena, arrivo, mi siedo. Mi ero più o meno informato su chi aveva fatto il film, a parte Blumhouse, si parlava veramente di dimestieranti, di gente anonima. Avevo una gocciolina perché questo film l'ha scritto in 6. Cioè, tipo, c'è un team di sceneggiatori gigante, che generalmente più sono gli sceneggiatori e più è una merda quello che fanno, perché non essendoci un'idea unica, coerente, si tende a fare un pastrocchio, una frittata, un fritto misto di idee sconclusionate tra di loro. E quindi, che cosa ne penso di questo nuovo film fenomeno delle 5 notti di Freddy? Ragazzi, è una zozzeria, non c'è un altro modo. È una zozzeria a cui comunque ho dato una sufficienza, proprio 6 meno, e vi spiego il motivo. Ma ci troviamo davanti a un prodotto un po' dubbio. Allora, dopo Megan ero arrivato alla conclusione che sarebbe andato di moda fare questi prodotti per
ragazzini, questi young adult, no? Che fanno questi horror che non sono horror. Quindi questi Goonies un po' più splatter, con tutto il rispetto dei Goonies, che ovviamente si mangiano a colazione tutti questi film, ci mancherebbe altro. Questi film un po' Gremlins alla Joe Dante, senza avere minimamente la stessa capacità, la stessa intensità e fantasia. Megan aveva fatto il suo successo, ma le cinque notti di Fernando qui hanno spaccato tutto a livello di incassi, hanno fatto l'esplosione, tutti in sala, travestiti, cose particolari. Quindi mi sono chiesto che cosa avranno fatto questa volta, perché nonostante l'ho visto il primo giorno, comunque mi ero visto, avevo osservato le proiezioni degli incassi e sapevo più o meno dove si sarebbe andato a parare per quanto riguarda il fenomeno economico. Vado al cinema e la trama di questo film si basa su un ragazzo, che è il Pita, mi pare si chiamasse, di Hunger Games, che si ritrova, per vari motivi, a essere un lavoratore problematico e quindi viene assunto nell'unico impiego che gli riescono a dare, ovvero guardia notturna presso questa pizzeria da Freddy, dove lui dovrà semplicemente fare appunto la guardia notturna, pulire ogni tanto, assicurarsi che non entri nessuno, che non succedano danni, eccetera, eccetera. Ovviamente noi sappiamo che lì dentro è un puttanaio, perché abbiamo tutta la lore, e poi all'inizio del film ci viene fatta una piccola intro da horror classico, dove si vede la vecchia guardia che viene distrutta e spappolata, con però già una scelta stilistica molto emblematica, ovvero qualsiasi scena di violenza viene suggerita e poi la camera stacca. E già da questo movimento della cinepresa capiamo che probabilmente non vedremo una goccia di sangue in tutto il film. Ora non mi ricordo se effettivamente così, magari qualcosina di violento si vede, ma ragazzi, era un film che non doveva avere il vietato ai minori di 14, se no si giocava la metà del pubblico. E ve ne accorgerete tanto. Ci saranno i montaggioni comedy, ci saranno le scene leggerissime, ci saranno tutta questa serie di cose che, se siete fan del genere horror, vi stanno un po' sulle balle, però se invece contestualizzate a quello che il prodotto voleva e forse per certi versi doveva essere, effettivamente inizia il tutto ad assumere un certo senso. Di base non fa paura, ma quegli elementi che ci sono nel gioco, ovvero il jumpscare costante e continuo, qui c'è, ma poco. Cioè, non fa paura e quel poco di paura che fa è data da 3 o 4 jumpscare, ma non eccelle neanche in quello. Cioè, Insidious se lo mangia. Questo signore va a fare la guardia notturna, ha subito un trauma. Ha subito un trauma perché da piccolo è successo qualcosa che non vi posso dire, magari vi dirò nella parte spoiler più avanti. Fatto sta che lui va al lavoro a dormire. Cioè, l'intera premessa del film è questo tizio che va al lavoro a fare la nanna. E quindi già uno... Io ero lì tipo... A che cazzo l'ha scritta questa cosa? Cioè, chi è che ha avuto l'idea di scrivere? Allora, il soggetto è uno che va al lavoro a dormire. E succedono cose. E questa è la cosa più normale del film, perché poi va al lavoro a dormire, si porterà dietro qualcun altro di completamente vulnerabile, succedono cose strane, ma in un videogioco che i pericoli arrivino con progressività ha senso. Perché è un videogioco, non ti posso buttare al massimo della difficoltà da subito se non impari a giocare. In un film, no. Quindi questo posto, questa pizzeria da Freddy, è infestata per gradi. Cioè, prima è infestata poco, poi è infestata sempre di più. Non ha senso questa roba qui. E all'interno del film troveremo veramente tante scelte strane. Il protagonista che si accontenterà di spiegazioni vaghe su cose gravissime che succedono. Un colpo di scena finale annunciatissimo, gridatissimo, che chiunque con un minimo di materia grigia avrebbe potuto tranquillamente prevedere, anche perché nel film ci sono 3 attori, quindi chi vuoi che sia il cattivo? Sono 3, 2 non sono. No? Quanto pare per loro non era un problema. E la scrittura è banale, è incoerente, è idiota, è uno di quei film dove, ecco, questo è veramente l'elemento chiave per capire il livello di cura, muoiono le persone, ma nessuno fa le indagini. Perché se fai le indagini, poi ti tocca scrivere bene il film. E quindi muore la gente, scompaiono le persone,
ma non è poi così grave, eh? Non, nessuno farà delle ricerche, perché se no poi ti ci vedi lì a scrivere, arriva la polizia, fa l'indagine, le domande, le cose, mettono i blocchi, ma noi non abbiamo voglia di scrivere un film dove queste cose succedono, a maggior ragione se poi giustamente il pubblico, gli incassi ci premiano per non averlo fatto, poiché questa pellicola rientra nella categoria di film che vanno velocissimi. A me è piaciuto tanto Super Mario, il film, ma quello è un film che va velocissimo, che tronca la costruzione. Perché deve andare talmente veloce, ti deve far vedere talmente tante cose in un'ora e mezza, perché se no il pubblico più giovane si addormenta, che va come un razzo. La casa e il risveglio del male, che a me è piaciuto, uguale, va come un razzo, perché sacrifica tutte le parti di costruzione e ti dice, è così. Quel condominio sotto c'ha una roba con un Necronomicon, perché sì, poi ci pensiamo, dobbiamo farti vedere la gente che esplode. Super Mario, c'è il regno dei funghi, perché sì, ci sono i power-up, perché sì. Barbie inizia, un film che tenta di essere molto più complesso, mi è piaciuto molto anche quello, però anche lui inizia con, c'è Barbieland, perché sì. Succedono queste cose, perché sì. C'è una connessione tra le bambole e le bambine, perché sì. Ok, stiamo parlando di un altro filone di cinema che funziona tantissimo a livello di incassi, da quello che si vede, di cui bisogna prendere atto. E queste 5 notti di Freddy cinematografiche lo fanno. Prendono da quel filone lì che funziona, che a livello di incassi funziona tantissimo. Stiamo parlando di un blockbuster, che è questo Five Nights at Freddy's, che nel primo weekend ha incassato più di Blue Beetle in tutto il suo arco vitale. Quindi immaginate che cazzo di successo possono aver fatto. Ne faranno 125. Che però si rifà a quel filone, che capisco a molti spettatori non piaccia. Perché soprattutto in un periodo dove c'è una controprogrammazione fatta di Oppenheimer, fatta di Scorsese, fatta di altro, trovarsi davanti a pellicole di intrattenimento che partono in quinta e ti lasciano i pezzi per strada pur di continuare ad andare in quinta, possa non rispondere tanto ai desideri di questa tipologia di pubblico e spettatori. Tuttavia, l'unica cosa positiva, anzi le uniche due cose positive per cui vi direi quasi che vale la pena dare un'opportunità a questo film la domenica pomeriggio in abbonamento su una piattaforma, è la fedeltà estetica al materiale originale. Come vi ho già detto, non sono un grande fan, però ho riconosciuto perfettamente quell'aria, quei pupazzoni inquietantissimi che però per qualche motivo ai bambini piacciono, quell'ambiente, quelle musiche anche, perché dovete immaginare che è stata fatta un'operazione nostalgia, che per noi magari un po' più grandicelli ci può sembrare assurdo che Five Nights at Freddy, che è uscito l'altro ieri, possa essere un'operazione nostalgia. Però immaginate che c'è gente che ci è cresciuta con quella roba lì, più giovane, magari che adesso ha 18-19 anni, che è proprio cresciuta. E quelli che hanno 14-15, che affollavano il cinema, vedevano all'elementare i video di Favij, di PewDiePie e di tutti gli youtuber che commentavano quel gioco lì, adesso sono in età da poter uscire e andare al cinema da soli, ed è la loro infanzia. E Blumhouse lo sa benissimo, e ha puntato perfettamente su quello, e di conseguenza il lato branding di Five Nights at Freddy's è perfetto. Da quel punto di vista siamo su livelli incredibili, siamo quasi sul livello di Mario, per quanto è perfetto il ricomponimento di quella roba lì. Sono stati egregi. E l'altro punto a favore che mi sentirei di concedere alla pellicola è il ritmo, perché hanno sacrificato tutto in favore del ritmo, quindi almeno quello ce l'hanno. D'altra parte, se siete una tipologia di critici, siete più esigenti, vi renderete immediatamente conto delle mille problematiche di questa pellicola e del fatto che, indubbiamente, a noi lascia niente. Non c'è nient'altro da aggiungere.
una regia inconcludente, una scrittura che forse se la scrivevo io usciva meglio, e quindi i miliardi, i soldi neri, proprio quelli folli, soldoni che non riesci a finire di contarli. Willy's Wonderland con Nicolas Cage rimane sicuramente migliore e non di poco, e probabilmente se il livello dei film simil Five Nights at Freddy's è quello che abbiamo visto al cinema, direi che Willy's Wonderland può dormire sogni tranquilli e addirittura con il suo umorismo, la sua violenza, il suo nonsense, il suo Nicolas Cage insegnare. Decidete voi se andare a vedere Five Nights at Freddy's, ma adesso passiamo alla parte spoiler, poiché non posso spiegarvi bene che cos'è che non va in questo film se non vi dico che cosa succede. Vi ho già parlato di un tizio che va a lavoro a dormire, letteralmente, poiché c'è questa teoria, la teoria che tutto quello che tu vivi in realtà è registrato all'interno del tuo cervello, devi solo riuscire a tirarlo fuori. Quindi il protagonista, essendo che ha assistito al rapimento del proprio fratellino, pensa di riuscire a scovare chi ha fatto il rapimento perché quel frame è contenuto da qualche parte all'interno del suo cervello. E ti dicono, c'è questa teoria che dice questa cosa, che non è vera. Cioè non esiste questa roba, però vabbè, nel film c'è questa teoria. Va benissimo. Mo. Lui quindi ogni notte rifà sempre lo stesso sogno e cerca di capire qualcosa di più. Ma questa è una stronzata, ma di una demenza questa cosa qui. E oltretutto lui va al lavoro a dormire. Va a dormire. E ha una sorellina a casa. E arriverà un certo punto in cui si porta la sorellina nel luogo inquietante, infestato, terribile, con i mostri pupazzi. E la sorellina ci gioca. E fanno il montaggio musicale. Questo è un pazzo, questo è un deficiente totale. A un certo punto arriva una poliziotta e che è molto misteriosa, molto vaga, non si capisce, vuole lasciare intendere che c'è qualcosa di sbagliato in quel posto, ma non si sa, quindi, ma è molto vaga. E lui si rende conto che la sua sorellina è in pericolo e si accontenta delle spiegazioni vaghe, continuando a portarla lì. E a me esplode il cervello questo film. Cioè, che cazzo l'ha scritto? Sei deficienti l'hanno scritto. Non so se sono sei veramente, non ho capito, dei nomi si ripetono, forse sono tre. Ma che cazzo l'ha scritto? Cioè, gente che non dovrebbe fare questo lavoro, forse. Perché da un punto di vista economico ha ragione loro. Ha ragione loro, ragazzi. Non c'è niente da dire. Se fai questi soldi vuol dire che hai ragione tu. Però fare un film commerciale, fare un film che vende, fare un film con gli incassi record non vuol dire per forza fare una monnezza. Quindi c'è anche del dolo, cioè c'è la volontà di dire, sai che io faccio così, tanto incassa, tanto chi se ne frega. E non sono d'accordo con questa mentalità del cavolo, perché magari il primo ti va bene, fa successo, fai il secondo, magari ti va bene anche il secondo, ma non puoi costruire una saga con roba che... Soul stava crollando perché l'hanno fatta così. Il Conjuring Universe sta crollando, ragazzi. Adesso The Nun 2 si è incassato tanto, ma è incassato meno del primo. Annabelle 3 è quello che ha incassato meno. Conjuring 3 è incassato molto meno degli altri due. Cioè, se fai le cose con questa logica alla, che io chiamo alla Warner, le cose crollano e distruggi anche i brand più forti. Avete visto Warner che ha reso Harry Potter molto meno prestigioso, Space Jam 2 ha floppato, Matrix l'ultimo neanche ne parliamo, il Conjuring incassa molto meno, la DC è riuscita a ucciderla, Marvel stessa sta avendo delle problematiche perché ha lasciato andare un po' la qualità e quindi nonostante gli incassi la gente ne parlava male. Figuratevi le 5 notti di Fabrizio Freddolo, che cazzo può succedere? Di conseguenza io mi auguro che sicuramente faranno il secondo. Però un cambio di filosofia su questi film. Va bene, fanno i soldi, ne fanno a pacchi. Ma non c'è per forza bisogno di fare una merda. Magari fare una roba un po' più... No, un po' più normale. Poi con questo colpo di scena, a inizio film, tu vedi un attore famoso che è Shaggy di Scooby-Doo, che è colui che suggerisce il lavoro a Pita di Hunger Games. E che cosa succede? O è il killer. Guarda un po',
l'unico attore famoso a parte quei due che appare, l'unico che sa che esiste questo posto strano tra quelli che danno i lavori, che fa tutte facce più strane quando suggerisce il lavoro, è il cattivo alla fine. Ma guarda che è una cosa incredibile, io guarda una cosa. Comunque, io inizierò a cercare di capire come funziona questa roba. Vediamo. Sputum.